film è girato tutto senza luce. Cioè solo luce naturale? Sì, soltanto con la luce del sole, con i fuochi di notte, col fuoco. Quindi è stata un'esperienza importante per il film, questo, la mancanza dei riflettori, ecco, che in genere aiutano e sono molto importanti. Però qua c'è stata questa decisione del regista che è stata decisiva per l'efficacia delle immagini. Io vorrei rilanciarmi subito a questo particolare che ha notato il maestro riguardo alla fotografia, perché in effetti deve aver influito molto sulla composizione del commento. Io ho notato in tutta la colonna sonora del film un approccio molto naturalistico, c'è quasi una scrittura pastorale in alcuni casi. Sì, è un film western pacifico, quindi con pochi, verso la fine c'è qualcuno che muore. Ma è un film di poesia, di cose. Quindi la scrittura pastorale è perché stiamo in una vita di campagna, e ricordo le registrazioni che ho fatto, e Termali, che era un regista simpaticissimo, una persona deliziosa, lì alla registrazione mi fece delle questioni incredibili. Voleva sentire che una certa cosa ci fanno sentire questi tre flauti, e io dico, ma guarda che questi tre flauti sono una fesseria, no, non vuole sentire, insisteva a sentire una cosa con i tre flauti, le facevo sentire quei tre flauti e gli facevo schifo con lui, quindi rinunciava, ma sai, decine di volte che mi chiedeva delle cose così assurde, e così, perché poi capiva, però non si fidava ancora, non si fidava di quello che io dicevo, perché io poi in sala di registrazione io cerco di lavorare anche in piena autonomia rispettando il film, ma poi in sala di registrazione di fronte alle osservazioni del regista quasi salgo con un seno delle castronerie terribili, mi arrendo, e lì non potevo arrendermi quando lui diceva questa fammela sentire col fagotto, no, il fagotto, scusa, che vuol dire stavolta? La sentiva col fagotto, gli andava dalla schiena la parte del fagotto, e lui diceva, no, è vero, va bene. Insomma, questo almeno 10 volte durante il film, ma siamo rimasti amici. È uno dei pochissimi registi. No, siamo rimasti amici perché è finita bene, no? Ma è uno dei pochissimi registi che mi ha scritto spessissimo invitandomi a fare altri lavori con lui. E poi io non ho potuto fare più lavori con lui perché c'era fatto da fare, ma insomma lui fa il film ogni volta di papa, come si dice, no? Dopo di quello l'ha fatto qualche anno fa, la sottolinea rossa. Io non potevo farlo quel film, quindi non l'ho fatto, ma c'è stato proprio uno scambio epistolare tra noi due, mi ha offerto addirittura una musical che lui voleva fare, e poi non l'ha fatto, perché è uno proprio indeciso completamente, un cagadubbi, come diceva molte volte. Questo è il mio ricordo di Terry Malick, comunque una persona straordinaria che ho ritrovato spesse volte quando sono andato a Los Angeles, abbiamo cenato insieme, abbiamo visto, cioè, l'amicizia, pur da lontano, è rimasta. Lui voleva, ha già montato il Carnevale degli Animali, questo brano di Saint-Saëns, molto carino, anche bello. Io dissi che avrei reagito a questa sua voglia di mettere questo pezzo, e quindi gli avrei proposto una mia composizione. In genere non sopporto mai questa imposizione, però allora ero ancora troppo giovane, adesso quando rifiuto proprio basta, lascio andare. Ma allora, insomma, mi pareva di poter accettare, e quindi però gli dissi, adesso te lo faccio io un brano, e gli feci un brano che lui non adoperò. Quindi è andato il carnevale degli animali, e è rimasto lì nella sua vita. E ci sta bene, non è che ci sta male, lui si è abituato, quando si mettono le musiche prima il regista si abitua, è come
si affeziona, ti rimane la prima cosa che vede dopo aver girato con una musica. Forse se quella musica fosse stata una musica brutta si sarebbe abituato ugualmente, tranquillamente. Ho visto altri casi che hanno messo una musica così scadente e si abituavano, e il giudizio di quello che faceva il compositore, pur la musica l'avrebbero voluta togliere, il giudizio su quello che prepara il compositore passa attraverso quel pezzo a cui il regista si è abituato. E questa è una cosa che dà fastidio. Qualche volta i registi hanno messo delle musiche che io non ho voluto sentire. Però poi ho riflettuto, ho detto, ma guarda che se hai messo musica che non mi fai sentire, ti sei te abituato, io sono in difficoltà. Insomma, piano piano il discorso è andato avanti su questo argomento, perché molti, per darmi così soddisfazione forse, mi montavano anche musica mia, e mi dava fastidio alla stessa maniera. Non credo che sia giusto. Un regista, si chiama un compositore, deve fidarsi assolutamente. Qualcuno non mi conosce abbastanza e quindi c'ha qualche dubbio, e quindi pone delle musiche preesistenti, e quello dà molto fastidio, tronca la creatività del compositore e non lo lascia libero, lo influenza anche, non tanto a imitare, ma lo influenza per la situazione sonora, per il clima sonoro. Insomma, è un po'. E gli animali che si era affezionato, sono gli animali, non ci hanno lasciato passare.